martedì 22 gennaio, presso il Cassero LGBT Center, abbiamo intervistato Walter Sidi per la presentazione del suo ultimo romanzo, Bontà. Partiamo dal titolo del romanzo, Bontà. Nella nota in appendice lei racconta che il progetto iniziale prevedeva di prendere spunto da un lemma dell'enciclopedia Treccani. Ma perché le interessava indagare il concetto di bontà? In realtà mi interessava indagare il concetto di cattiveria e bontà era, come dire, semplicemente il suo opposto. Mi interessava indagare il concetto di cattiveria perché da vecchio mi interessava capire come un certo tipo di desideri, se mal vissuto, poteva portare alla solitudine e conseguentemente a una specie di disperazione malvagia che ti portava poi ad essere pieno di rancore nei confronti del mondo. Questo su un piano personale. Su un piano più collettivo mi sono chiesto se, venendo da una stagione dove sembrava che tutti i desideri fossero a portata di mano e arrivando invece a un periodo di crisi dove si parla molto poco ormai dei desideri, molto più dei bisogni, delle necessità, eccetera, eccetera, se questa frustrazione non fosse anche alla base di una specie di incattivimento del mondo che mi sembra che adesso sia abbastanza evidente, almeno in Occidente, cioè chiudersi nel proprio egoismo, dire ma insomma gli altri si arrangino, eccetera eccetera. Quindi c'era sia un versante personale che un versante più, diciamo, di interesse sociale. Alla radice dell'odio di Ugo c'è la consapevolezza che solo dall'altro possono venire sia la morte che l'amore. Eppure tende ad orchestrare e rappresentare la propria morte, un tentativo che poi si rivela fallimentare. Ma si può considerare questa come una sconfitta dell'odio? Ma direi di no, nel senso che l'odio è sempre vivo esattamente come l'amore, mi sembra che siano due sentimenti che non possono andare l'uno senza l'altro e quindi hanno lo stesso destino. No, semplicemente, come dire, lui è uno che è abituato a piegare l'altro ai suoi voleri usando il denaro. E questo lo ha invece condannato alla solitudine. In realtà non ha mai corso il rischio di ricevere un no dall'altro e quindi non ha mai concepito l'altro davvero come qualcosa di diverso da sé. Comincia a vederlo quando entra in questa famiglia, però ne è più sconcertato che convinto, semplicemente intravede che forse c'è un modo diverso di vivere che lui non ha mai conosciuto, che è appunto quello di interessarsi più agli altri che a se stesso, mentre lui ha sempre avuto se stesso al centro del proprio interesse. Secondo Ugo, la letteratura non è un mezzo per trasmettere un messaggio, per esercitare la propria influenza sugli altri, ma un fine. Non dovrebbe essere strumento per confermare, ma acido che corrode, lei dice. E quindi anche lei la pensa così? Sì, io penso che sia sbagliato considerare la letteratura un mezzo per qualche altra cosa. Penso che sia lecito, naturalmente. C'è chi dice, per esempio, non so, io non sono tanto uno scrittore, ma sono un militante che usa la letteratura per diffondere quello che io penso. È una cosa assolutamente lecita. Mi sembra un peccato che una cosa così potente come la letteratura venga usata soltanto come altoparlante, diciamo così, perché mi sembra che la cosa bella della letteratura sia che ti aiuta a scoprire delle cose che tu non sai. E quindi se tu non le sai non puoi pensare di diffonderle o di influire con queste cose e già molto si arrivi a capirle dopo che hai scritto.